patriarcale che supera e ignora le leggi quando ci sono, cancellano i più elementari diritti delle ragazze e delle bambine. Una drammatica situazione che è stata ricordata dalla ONU Luster des Hommes, che nella giornata di oggi ha rilanciato la campagna In Difesa per garantire alle bambine di tutto il mondo istruzione, salute, protezione da violenza, discriminazioni e abusi. L'Italia è sensibile a questo tema. Lo dimostra la recente approvazione di una mozione parlamentare per eliminare i matrimoni precoci e forzati delle bambine, tema al quale ci siamo dedicati in collaborazione con AIDOS, Associazione Italiana Donne Sviluppo, e lo dimostra l'impegno già mostrato per la campagna contro le mutilazioni genitali femminili. Continuiamo nel nostro sforzo, in linea con gli obiettivi stabiliti dalle Nazioni Unite per il 2030, per un mondo dove le ragazze e le bambine possano vivere libere dalla violenza e sviluppare appieno le loro potenzialità e i loro talenti. Grazie. Grazie a lei, onorevole Locatelli. È iscritta a parlare l'onorevole Iori, ne ha facoltà. Grazie Presidente. I dati forniti oggi dall'UNICEF in occasione della giornata mondiale delle bambine e delle ragazze sono drammatici. Nel mondo ci sono oltre 700 milioni di donne che si sono sposate in età minorile e ogni anno un matrimonio su tre, la sposa, è una bambina che aveva meno di 15 anni. Altri dati diffusi da Save the Children o da Terre des Hommes ci indicano inoltre che l'analfabetismo, i maltrattamenti, gli abusi, le mutilazioni genitali, le violenze fisiche e psicologiche che subiscono le bambine cancellano il loro diritto all'infanzia in molti paesi del mondo e anche nel nostro, negando la loro esistenza come persone. E cancellano il diritto alla speranza, all'istruzione, alla dignità, perché condizionano negativamente lo sviluppo di una bambina che sogna e spera di diventare una donna adulta, equilibrata, sana, libera e istruita. Dobbiamo contrastare questi fenomeni con ogni mezzo possibile. Pensiamo che si stimano in 35.000 nel nostro paese le donne che hanno subito mutilazioni genitali. Dobbiamo sostenere i progetti e i programmi di cooperazione internazionali di prevenzione e di contrasto. Il supporto anche in Italia deve essere culturale ed economico per non cadere nel rischio che l'indignazione suscitata da questi dati sia solo un'indignazione temporanea e rimanga una mera dichiarazione di intenti, ma davvero ci si adoperi per attuare condizioni di dignità e diritti. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole D'Arienzo, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Banco Popolare, Unicredit e UbiBanca hanno aumentato i costi dei loro clienti, dei conti correnti, per rientrare sui costi che hanno affrontato per il Fondo Nazionale di Risoluzione, come è noto utilizzato per la risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche, Cari Chieti e Cari Ferrara. 12 milioni e mezzo di famiglie ed imprese pagheranno una tassa voluta da queste banche e mai prevista dal Governo. Perché i costi per la risoluzione di quelle banche mal gestite devono essere accollati ai clienti e non solo al sistema bancario come prevede la legge di stabilità del 2016? Di fatto queste banche scaricano sui clienti il costo dei salvataggi bancari di questi ultimi mesi.